Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Roberta Feliziani e bentornati all'appuntamento del mattino di Cusano Italia TV. Bene, partiamo collegandoci subito con il primo ospite, dottor Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, al quale do il buongiorno. Buongiorno, dottor Bartoletti. Buongiorno a voi. Allora, dottor Bartoletti, Omicron continua a farla da padrone, salgono tantissimo i contagi. Allora, come si concilia l'aumento dei contagi con le vaccinazioni che sembra stiano salendo? Le persone si stanno vaccinando, vuoi anche per l'obbligo vaccinale dai 50 in su? No, diciamo che Omicron ormai è prevalente. Studio di oggi del Ministero della Sanità hanno fatto vedere che nel sequenziamento ormai questo tipo di variante ha superato Delta, continua a circolare anche se in misura sempre minore. Le vaccinazioni stanno correndo, abbiamo anche numerose prime dosi, anche se noi vediamo da circa mercoledì scorso un minimo di attenuazione del numero dei contagi, quindi c'è da essere, diciamo così, ottimisti da questo punto di vista. Ecco, ma come mai i contagi aumentano e aumentano le persone che si vaccinano? Il virus è più forte oppure c'è sempre lo zoccolo duro dei Novax che impedisce la famosa immunità di gregge? Ma diciamo che persistono, in ogni caso una persona che non si è vaccinata ad oggi, se si vaccina adesso, avrà l'immunità per circa 2 o 3 settimane, quindi non è che la dose oggi risolve il problema. Se la porterà dietro il fatto di essere, diciamo così, non abbastanza protetto per 2 o 3 settimane, quindi la vaccinazione avremo l'effetto per 2 o 3 settimane, non prima. Certo, ma è vero che il picco di questa quarta ondata si avrà anche esso fra 2 o 3 settimane, così sono le previsioni? Anche il WHO, cioè l'OMS, dichiara le stesse cose, quindi diciamo che fino adesso l'OMS è stata sempre molto puntuale quando ha fatto dei comunicati e c'è da essere, diciamo così, confidenti nel fatto che ha detto che insomma il picco dovremmo avere a fine gennaio, inizio febbraio, però insomma, questo è un virus che ci ha sempre sorpreso, quindi io prima di dire cose certe aspetterei proprio questi degli eventi. Dato positivo che molte persone hanno compreso che questa è una variante molto molto diffusiva, come diceva Anthony Fauci, questo è un virus che colpirà, no? Tutti. Quindi la vaccinazione che evita, diciamo, l'aggravamento nella maggioranza dei casi è sicuramente l'unica arma che noi abbiamo efficace contro il distanziamento, le mascherine. Siamo arrivati alla terza dose booster, si ipotizza una quarta, però da una parte l'EMA ammonisce dicendo attenzione, non si può giocare col sistema immunitario, perché tutte queste simulazioni poi alla fine bene non fanno. Quindi quale sarà la strada secondo lei, dottor Bartoletti? Ma diciamo che se non cambiano le caratteristiche del virus, che ripeto, ci ho sempre un po' sorpreso tutte le volte che abbiamo detto delle cose, probabilmente faremo una vaccinazione l'anno. Adesso vediamo quanto perdurano gli anticorpi del nostro organismo. La realtà è che noi fino a agosto non si parlava di terza dose, no? La terza dose è stata Certo. introdotta dopo agosto, quindi ed è la terza dose di un vaccino che è lo stesso che rispetto a un anno fa. Quindi è chiaro che anche la ditta produttrice, la Pfizer, dichiara che ci sarà pronto un vaccino specifico per Omicron nei prossimi mesi, quindi si aspetta anche, diciamo così, un vaccino diverso rispetto a quello che stiamo utilizzando. Adesso utilizziamo un vaccino generico, tra virgolette, che rispetto a questa variante, che è l'Omicron, che c'è una variazione della proteina C, proteina S, aumenta il numero degli anticorpi, ma il problema vero, perché, scusate, ma il problema vero è che sono gli anticorpi che non sono specifici contro Omicron. Certo. Senta, ma dottor Bartoletti, facciamo un vaccino, dice la Pfizer, perché qui non ci si capisce più niente, che colpisca. Allora, innanzitutto hanno detto gli americani, Fauci, eccetera, che i vaccini Moderna e Pfizer sono perfetti anche per l'Omicron, coprono anche per l'Omicron. Poi se ne esce la Pfizer che farà un vaccino rivisitato per l'Omicron. Voi ci dite, voi addetti ai lavori, che se non si vaccina tutto il mondo, e in Africa, ripeto, siamo lontani anni luce dalla vaccinazione, basta una persona che arriva in Italia e ci porta la sua bella variante dalla Nigeria o da dove sia, che parte un'altra variante. Quindi che facciamo? Dobbiamo rincorrere le varianti e aggiornare di continuo i vaccini? No, questo è l'errore che no, diciamo che questo non è così, perché il vaccino che stiamo utilizzando da un anno, nonostante non sia specifico per Omicron,
sugli effetti più gravi della malattia sta funzionando, tant'è che le persone vaccinate con la dose booster non hanno fattori di rischio, hanno una malattia che è simile alla malattia del raffreddamento invernale, quindi diciamo, non va drammatizzato questo aspetto. La realtà è che col vaccino abbiamo abbattuto in maniera significativa, per non dire drastica, tutti gli effetti peggiori della malattia. Quindi, insomma, il vaccino ad oggi ha funzionato, sta funzionando sul numero dei deceduti, e quindi è un'arma fondamentale che abbiamo scoperto per fortuna un anno fa, che dobbiamo utilizzare in maniera intensiva fin quando non riusciremo ad affinare un po' anche il vaccino, ma insomma già con questo io mi ritengo soddisfatto degli effetti. Però secondo lei la quarta dose sarà necessaria o no? Nelle persone con un apparato immunitario non perfettamente funzionante già si sta dicendo, insomma. Sono anche molti studi in corso per vedere quanto dura l'immunità, quindi per quanti mesi. Quindi aspettiamo da una parte l'esito degli studi scientifici e dall'altra comunque in ogni caso l'indicazione, ma non a farla il giorno dopo, per la quarta dose, cioè sui pazienti più fragili, sui pazienti non immunocompetenti. E chi dovrà decidere chi farli? Il medico di base? Cioè dovrà lui decidere questo lo fa, quest'altro non lo fa? Diciamo che in base alle condizioni del singolo individuo, quindi medico di medicina generale, se nel caso il paziente non sia ospedalizzato, ma anche i centri, per esempio, tutte le strutture oncologiche, le strutture RSA, dove ci sono questi pazienti che hanno una serie di comorbidità che diminuiscono le difese immunitarie. Certo. Quindi, insomma, dobbiamo andare avanti tutta con i vaccini, ma la famosa immunità di gregge, è possibile un domani raggiungerla, che questo diventi un raffreddore comune, oppure è un po' una presa in giro questa immunità di gregge? Ma l'immunità di gregge è sempre in relazione al tipo dell'agente infettante. Questo è un agente infettante che negli ultimi due anni ci ha fatto vedere che noi abbiamo sempre rincorso. Quindi c'è chi dice che non si raggiungerà mai perché continua a circolare. La realtà è che dobbiamo aspettare anche, questo è un fenomeno naturale, la pandemia, il Big Flu era atteso tantissimi anni. Questo si può dire che sia Big Flu anche per un'influenza, ma come tutte le pandemie prima o poi si estingue. Quando si estingue? Quando avremo una, diciamo così, il virus per sua natura continua a mutare finché non trova la forma migliore in cui riesce a trasmettersi e a proliferare. Quando il virus troverà la sua stabilità, probabilmente avremo un numero di persone immunizzate talmente alto che darà degli effetti assolutamente banali nella maggioranza delle persone, fatto salvo che questo è un virus che ha dimostrato che anche nelle sue varianti, come Omicron, che si era definita all'inizio, è meno pericolosa, non è vero. Questo non è. Omicron è sicuramente più trasmissibile. Che sia meno pericolosa, no, su una popolazione non vaccinata è tutto da verificare. Infatti questa strumentalizzazione che usano i Novax è un raffreddore? No, non è un raffreddore, non è un raffreddore, lo dicono tutti gli esperti, tutti gli addetti ai lavori, poi certo se ascoltiamo Povia o il Conte Tacchia danno la loro versione, ma insomma affidarsi a loro quando parliamo di scienza penso che sia di dubbio gusto e anche di dubbia intelligenza. Per quanto riguarda invece la terapia, dottor Bartoletti, allora il polso della situazione lei anche come medico di base ce l'ha. Sono meno le persone che suoi pazienti che hanno il Covid, in che maniera, come riesce a trattarli? Perché qui mi sono giunte voci che il medico di base ancora deve pagare a sue spese i kit di protezione per andare a visitare i pazienti Covid. È così? Sì, ma quello lì diciamo che noi, almeno noi in Italia, sì, è così. Nell'Asia abbiamo già fatto un'intesa con la regione, questo tipo di attività è un'attività di cui ce ne facciamo carico. D'altronde abbiamo, all'inizio della pandemia abbiamo visto che in tutte le regioni dove si è affidati la fornitura alle ASL non ha funzionato, anche perché molti colleghi in ospedale non c'erano neanche loro nei reparti non intensivi, nei reparti con Covid, diciamo così, le protezioni. Quindi è chiaro che da questo punto di vista i medici si devono mettere nelle condizioni di non poter essere agenti infettanti loro stessi. Quindi noi già da due anni ci stiamo provvedendo ad acquisire tutto quello che serve per evitare di essere infettanti. Fate da soli, ma poi venite rimborsati, dottor Barzoletti, oppure no? Ma no, perché in ogni caso, per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, c'è un forfè di rimborso in via presuntiva, perché tra l'altro il costo di questi materiali è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi mesi. Il costo dei guanti è triplicato negli ultimi tempi, a meno da circa da un anno, quindi
ce ne stiamo facendo carico noi, ma anche perché da medico non possiamo non lavorare senza guanti, mascherine, e per fortuna non abbiamo più le tute, quindi una cosa in meno. Abbiamo i camici monouso, oppure i camici camicioni, quelli sterilizzabili, quindi è un materiale disinfettante, ma quello è chiaro che nelle nostre strutture dobbiamo lavorare in sicurezza, sia per noi, per il personale e anche per i pazienti. Certo. Avete un rimborso forfettario per i vaccini, che tra l'altro non tutti fanno, giusto? Non tutti i medici di base fanno. Possono anche rifiutarsi. L'antinfluenzale ad oggi lo fanno praticamente quasi tutti. L'antinfluenzale, quindi, abbiamo circa un numero molto elevato, 1.100.000 dosi fatte nel Lazio, solo nel Lazio. Sul Covid non le fanno tutte le vaccinazioni, non tutti i singoli, ma spesso in uno studio di più colleghi c'è stato uno che fa i vaccini anche per gli altri. Ci sono molti esempi di questo, a Gerana, o su cui ci si organizza sabato o la domenica per fare sedute vaccinali dedicate. Senta, dottor Bartoletti, per quanto riguarda la terapia, il TAR ha bocciato paracetamolo e vigile attesa. Allora, adesso come funziona la terapia quando un paziente le dice: guardi, ho la febbre alta, non respiro, ho fatto il tampone rapido, magari non il molecolare, positivo. Che cosa fate? Ma diciamo che queste sono linee guida largamente superate dalla pratica, quindi il TAR ha bocciato quello che non si faceva. Erano linee guida che datano quasi 2 anni, quando sulla pandemia, sul virus, si sapeva poco niente. Da quello che so io, quello che mi risulta, da quello che faccio, da 2 anni ci stiamo comportando in maniera diversa in relazione al fatto che è cambiata anche la tipologia dei pazienti. Se prima dei vaccini, e quando avevamo tempi più lunghi per i tamponi, così ricordiamo all'inizio, no? E servivano dei giorni per avere la risposta, e questa è una malattia, tra l'altro, che non è una malattia di emergenza, non esiste un Covid fulminante. Covid si è positivi il primo giorno, poi si sta bene per qualche giorno, poi nei casi più gravi, diciamo così, si declina verso le forme più aggressive, ma dopo 7-8 giorni c'è tutto il tempo per programmare l'intervento. Da inizio, dove non c'era popolazione vaccinata, dove non c'era la diagnosi, nel dubbio che fosse un'infezione batterica, c'era una logica, per quanto minima, di utilizzare un antibiotico. Adesso non c'è più nessuna logica. Se la diagnosi è Covid e non c'è nessun tipo di patologia batterica, l'antibiotico non serve assolutamente a niente, perché combatte le batterie batteriche, non quelle virali. Quindi è cambiato tutto, nel senso che se io sono una persona che ha 3 dosi di vaccino, che è l'altra caratteristica che è cambiata, quindi sta in buona salute, non c'è fattori di rischio, non c'è comorbidità, la terapia fondamentalmente è sintomatica. Se la persona non è immunizzata, no, e ha fattori di rischio, la terapia specifica sono i monoclonali, oppure le compresse, il molnupiravir, che però sono dispensate nelle strutture ospedaliere, nei centri autorizzati delle regioni, e su segnalazione del medico di medicina generale. Quindi sulla terapia specifica, nei primi giorni del Covid, la miglior terapia nei primi giorni è quella di segnalare se la persona è a rischio presso questi centri. Certo. Dare altre terapie nei primi giorni non ha nessun senso. Poi ripeto, essere positivo stamattina non vuol dire che io domani pomeriggio mi aggravo e non respiro. Ho dei giorni di tempo, lì bisogna essere bravi nel capire che la persona che può essere trattata, pur sempre con molta accortezza nel valutare la saturazione di ossigeno col saturimetro, che è lo strumento fondamentale. Certo. Per il signore è meglio evitare usare il saturimetro con le dita fredde o con lo smalto nero, consiglio. No, perché invece molti misurano l'ossigeno con le dita fredde oppure con lo smalto nero, e non serve a niente misurare l'ossigeno in quel modo. Quindi bisogna togliersi almeno da un'unghia lo smalto e riscaldare prima le mani. Fare un esercizio, ma ripeto, questa è una cosa che si fa, è un po' come la pressione, per misurare il basale nei primi giorni. Se vediamo che il valore di ossigenazione scende in maniera importante, è un discorso. Se scende di 1.2, diciamo così, si può trattare anche con altri farmaci, che sono i farmaci quelli classici che si usano anche in ospedale. Ma sono casi sempre più rari. Il cortisone? No. Ma solo se, momento, il cortisone non serve per curare il Covid. I corticosteroidi servono per curare eventualmente una polmonite interstiziale da Covid. Ecco. Ma se ne vedevano moltissime senza vaccini, e senza monoclonali e senza molnupiravir. Adesso se ne vedono pochissime. E spesso sono forme molto piccole, per cui non c'è un problema relativo alla gestione domiciliare del paziente. Ma sono casi eccezionali, nel momento si ha normalmente 8-9 giorni, non su.
Senta, ma se una persona invece è in terapia per tenere sotto controllo l'asma è più a rischio con il Covid? L'asma era una di quelle patologie per le quali era indicata la vaccinazione prioritaria, no, all'inizio. Quindi è chiaro che c'è una componente asmatica, almeno in teoria, è una persona che, oltre ad essersi vaccinata, ha più problemi rispetto a un'altra che non ce l'ha, ma anche qui è tutto da verificare. Gli studi sono tutti in progress, quindi se c'è, non ci sono ancora correlazioni tra Covid e altre patologie in maniera significativa. Ci sono tutti studi Addirittura, in progress. sì, addirittura, mi scusi se l'ho interrotta, dottore, ma dagli Stati Uniti dicevano che le persone in terapia con un farmaco specifico, di cui non ricordo, Montelukast, ecco, adesso ricordo, Montelukast è la molecola, sono addirittura più protette rispetto al Covid. Sì, Montelukast è un farmaco orale che si usa da moltissimi anni come terapia di fondo dell'asma, quindi Ecco. non c'è da stupirsi di questo. Poi da qui a dire che fare, come dice, lo shortcut e dire che il Montelukast funziona contro il Covid, non è vero niente. No, no, Cioè, no, 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 certo. cioè, nel senso che spesso si fa associazioni fra dei farmaci assunti in maniera cronica e la minore, come ad esempio una volta gli anticoagulanti o gli Vero. antiaggreganti, se la vita. La verità è che ogni malato è figlio a mamma sua, cioè nel senso che ognuno deve vedere la persona, capire la persona che fattore di rischio c'è, vedere un attimino qual è la situazione all'inizio e poi decidere da farsi, sapendo che se una persona è a rischio, rientra nelle classi di somministrazione dei monoclonali e dei monopavir, va segnalata per i monoclonali e per i monopavir. Certo, ma per le monoclonali è vero che avete un sacco di problemi per l'approvvigionamento, perché c'è di solito di mezzo la burocrazia, quindi lei li chiede e poi non si sa quando si avranno. Quando invece la medicina dice che se non è somministrato all'inizio della patologia per chi è a rischio e ha diciamo, le indicazioni per farlo, non fa più effetto. Ma diciamo, noi non abbiamo monoclonali, noi possiamo segnalare il paziente per i monoclonali ai centri autorizzati della Regione Lazio, questo è in Italia comunque, perché Ecco. sono uno, due, quindi il paziente verrà contattato dal centro e si recherà al centro a fare un'infusione e poi torna a casa. Il problema vero è che sono i monoclonali in uso con Omicron, sono meno efficaci, ne Ecco, è rimasto infatti uno anche molto questo. efficace, ma questo è purtroppo. Due monoclonali sono tutti anticorpi uguali uno all'altro, diciamo che sono missili di precisione. Se il bersaglio cambia, è poi possibile che il missile non lo riconosca più. Quindi Certo. noi avevamo tre missili, grosso modo, ci è rimasto uno dei missili. Ecco, adesso un'altra notizia, dottor Bartoletti, perché qui bisogna correre dietro a quello che succede. L'azitromicina non si trova più nelle farmacie. Non si sa chi abbia detto cosa, cioè che per il Covid quello è l'unico antibiotico che da prendere subito. È scomparso dalle farmacie. Come Voi la poi ci scoperta? dite che non è vero, cioè che non è vero che l'azitromicina fa bene per il Covid. Quindi da dove partono No, ma queste quello parte. Allora, adesso sulla scomparsa dell'azitromicina delle farmacie, non so se è relativo all'iperconsumo oppure o altri problemi di mercato dei farmaci. La realtà è che l'azitromicina era un farmaco indicato, come questo l'ho detto all'inizio, proprio all'inizio della pandemia. Quando non c'era né la diagnostica rapida, quindi i tamponi, no? E si aveva il dubbio di una concomitante infezione batterica. Adesso ci sono anche studi pubblicati che hanno dimostrato che la azitromicina per il Covid non serve assolutamente a niente. Ecco, Adesso infatti. serve l'antibiotico, azitromicina o altro, quando c'è una concomitante infezione batterica che va verificata. Va Quindi non è che verificato. quindi avere il Covid e prendere l'azitromicina è un nonsenso. Non sento. Ecco. Come pure la vitamina D. Ecco, è ancora importante avere una quantità di riserva di vitamina D nel nostro corpo per essere più protetti dal Covid. Anche questo è stato sconfessato. La vitamina D è un ormone, di fatto, no? Beh, diciamo che uno degli effetti che ne abbiamo avuto dal Covid è il lockdown. Ci sono persone che sono state chiuse in casa, no? Per la paura per molti mesi, quindi non si sono esposte Certo. al sole. La vitamina D viene prodotta con esposizione solare, quindi anche lì non c'è, la vitamina D non cura il Covid. Se c'è una carenza di vitamina D, se l'organismo è carente, di sicuro è un organismo meno protetto rispetto a un organismo che non è carente. Quella è logica, non c'entra niente col Covid. Quello va bene per il Covid, per le broncopolmoniti, per l'influenza, per qualsiasi cosa. No, guardi, dottor Bartoletti, io le chiedo tutte queste cose perché la gente ha bisogno di notizie, perché purtroppo c'è un proliferare di notizie
sbagliate, a destra, a sinistra, la gente non sa più dove andare, hanno tutti una paura fottuta del Covid e mi sembra pure giusto, allora avere un punto di riferimento come lei che sa dirci le cose, quali sono giuste e quali no, ce n'è assolutamente bisogno. Lattoferrina, ancora gira questa voce che chi prende la lattoferrina è protetto dal Covid, anche questo sembrerebbe essere un fake. Ma no, diciamo che la lattoferrina, ci sono studi, anche qui ci sono studi che hanno dimostrato che può essere efficace, ma non c'è la terapia contro il Covid. La terapia contro il Covid, ripeto, quella riconosciuta che funziona, la terapia con monoclonali che funzionano, è quella col farmaco antivirale che c'è una copertura non 100%. Tutto il resto sono coadiuvanti che possono essere utili in alcune fasi della malattia, ma erano utili sicuramente quando non c'avevamo niente. Quindi nel nulla assoluto la lattoferrina, che è una proteina che viene prodotta, diciamo così, è un'azione anche sull'isozima, su anche sul sistema immunitario, può essere d'aiuto, ma da qui a dire che la lattoferrina sconfigge il Covid ce ne vorrebbe tantissimo. Assolutamente. Senta, questa diatriba che è in corso fra virologi, CTS, eccetera, su pubblicare ogni giorno sì, no, i dati relativi ai pazienti Covid, lei si trova d'accordo nel bloccarla, darla una volta a settimana oppure no? Mantenere le cose come stanno? Ma non penso che cambi molto, nel senso che se noi lo pubblichiamo una volta a settimana qualcuno spoilererà, come si dice in gergo. Certo. Quindi non ha nessun senso, la trasparenza è meglio. Uno, quelli sono i dati, se i dati sono quelli, sono dati orientativi, non c'hanno mica la, diciamo così, la presunzione di essere certezze. Servono un po' come il termometro, no? Certo. Mi misuro la febbre una volta al giorno, una volta a settimana, no? Perché se no mi spavento magari se la misuro una volta al giorno. Magari la febbre una volta al giorno, se non se la misura, è meglio. Certo, certo. Anche perché da questi dati poi decidono anche le regioni quale colore stare, cioè se passare il rosso, giallo, verde, insomma, quello che sta succedendo. La riapertura delle scuole sembrerebbe che anche se la regione sarà in rosso, comunque i ragazzi dovranno andare a scuola. Questo afferma a più voce il ministro Bianchi. Quindi, voglio dire, anche questo step è stato superato, la regione in rosso però i ragazzi vanno a scuola uguale. Ecco, secondo lei il contagio a scuola, insomma, è anche importante controllarlo, oppure no? Beh sì, diciamo che è una scelta politica, la medicina ha poco a che vedere. La domanda è, se uno sta da solo contagia Covid di più o di meno? La risposta è di meno. Se uno sta in classe contagia Covid di più o di meno? Beh, di più. Questo è così, una banalità. La verità è che la scelta politica, d'altronde, anche io questo l'ho sempre detto, se i ragazzi non stanno a scuola dove stanno? Visto che i genitori devono lavorare, da qualche parte stanno, quindi un conto è stare in un ambiente controllato come la scuola, un conto è stare in un ambiente non controllato come è casa oppure similari, la piazza oppure quello che sia. E in ogni caso, insomma, diciamo così che dati preoccupanti sugli effetti negativi diciamo così, dalla chiusura scolastica dell'altro anno, quindi l'abbandono scolastico per molte persone, soprattutto nel centro-sud, fanno sì che politicamente si è scelto questa strada, che è una strada tra l'altro che in questa fase in cui ci sono anche le vaccinazioni per i ragazzi delle classi più giovani, qui c'è possibilità anche di difenderli, in progress dovrebbe diventare un problema marginale. Senta, ma a proposito delle quarantene, adesso voi medici di base, come vi orientate? Una persona è positiva, che deve fare? Perché sono cambiate tutte le regole. Ma qui il problema è relativo al riconoscimento dello status o meno di malattia. Questo non vale più per le persone che hanno avuto 3 dosi o persone che sono state vaccinate con la seconda dose entro 120 giorni dalla positività. Che significa? Che se prima del 31 di dicembre io ho un contatto stretto positivo con l'ambiente domestico, sì, e avevo 2 dosi, io ero quarantenato, quindi avevo un tempo per non stare al lavoro, un certificato di malattia e di quarantena. Adesso non c'è più la quarantena, ma c'è l'autosorveglianza. Cos'è l'autosorveglianza? Che io continuo a lavorare con la mascherina. Punto. Non c'è più malattia. E chi chiede la malattia in questi casi rischia poi di vedersi riconoscere dall'INPS le somme per le giornate non lavorate, perché non esiste più in questo momento l'istituto della quarantena per chi ha 3 dosi o 2 dosi entro 120 giorni. Questo quindi, è importante. Sul resto, ecco, quindi una persona positiva lavora con la mascherina? No, negativa. Positivo è positivo. Punto. Ah, ecco, ok. Questo riguarda i negativi. Ah, tutti i negativi che hanno avuto un contatto, che non c'è più. Io ho un congiunto a casa che è positivo, io sono negativo.
negativo, asintomatico. Asintomatico. Io sto in autosorveglianza. Ok, lavoro con la mascherina. Esattamente. Poi, in ogni caso, io non ho diritto alla malattia. Cioè, non c'ho uno stato ultimato. Se sono positivo, quello dipende. Positivo, cambia tutto. Appunto, e la durata del positivo, cioè fino a che il tampone non è negativo? Così funziona? Sì, è un minimo di giorni. Cioè, ci sono due. Primo devo stare bene. Certo. Non è scontato. Io faccio il tampone dopo domani, ho la febbre. Certo. È che meglio evitare. No. Quindi in base allo stato svaccinale cambia la tempista. Certo. Da 5 giorni, 7 giorni, a seconda di quanti vaccini ho fatto. Certo. Ma sempre asintomatico, sempre da 3 giorni asintomatico. Certo. Ci sono i sintomi, questo non vale fino a scomparsa dei sintomi, più 3 giorni, più il tempo minimo in cui si deve fare il tampone. Certo. Senta, ma gli asintomatici sembrerebbe che siano sempre i ragazzi, 20-30 anni, ma dai 40 in su l'asintomatico è quasi inesistente. Ma no, diciamo è variegata, non c'è una, ripeto, ogni paziente Covid è figlio a mamma sua, ognuno c'ha i sintomi suoi, c'è chi perde l'olfatto, ci sono ancora, per esempio, molto, anche a Delta che circolano, i sintomi classici del Covid. Certo, certo. Altri hanno un po' di raffreddore, cioè sfumati, ma non si può fare una catalogazione per tutti. Sì. Abbiamo diverse tipologie virali che circolano, moltissime persone diverse con mille problemi, con nessun problema, e in base al corpo in cui il virus, così si replica, ci sono delle reazioni diverse da parte del nostro organismo. Chi è più forte reagisce meglio e quindi il virus rimane qua, nel rinofaringe non scende giù. Chi è più debole, il virus si propaga anche alle basse vie respiratorie. Certo, però in terapia intensiva ci finisce 99%, tranne il caso di quello proprio sfigato, come si suol dire, le persone non vaccinate, giusto? Persone non vaccinate o persone con gravi patologie oncologiche, PCO gravi, persone non stagionali. Però anche qui il Covid non è una malattia fulminante, non esiste. Cioè, abbiamo sempre dei giorni e quei giorni vanno spesi per capire bene che tipi di rischi ci sono per l'evoluzione non favorevole della patologia. Bene, io la ringrazio, dottor Bartoletti. Ricordiamo ai nostri telespettatori, dottor Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie mille per essere stato con noi. Dottore, appuntamento alle prossime interviste. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Allora, diamo la linea pubblicità, poi continuiamo con gli altri ospiti a mattino con noi. Grazie.